Vediamo cosa è in serbo per noi, Capitano Avery. Ehi, Nate! Dov'è Sam? Oh, è proprio lì. Sam! Rilassati, è ancora vivo. Quell'idiota stava per farci ammazzare tutti. Lo porto via da qui. No, non puoi. Rafe, puoi tenerti il tesoro, voglio solo salvare mio fratello. Dopo quello che ha combinato. Che animo nobile, ma no. Se restiamo ancora qui, moriremo tutti. È questo che vuoi? Non l'ho mai detto. Che ne pensi, Nadine? Bello vederti viva. Ti prego, alleggerisci Nate della pistola. Dammela. Davvero ti fidi di lui? Eh? Non ti riguarda. Ehi, che cosa vorresti insinuare, Nate? Nadine e io siamo soci. Io non frego mai i miei soci. Mettiti là. Tu e tuo fratello. Fin dal principio avete approfittato della mia generosità. Avete provato a tagliarmi fuori e ora è giusto che impariate. Che stai facendo? Ora mi dai la pistola. Nadine? Non te lo chiedo di nuovo. Stai commettendo una grande sciocchezza adesso. Guarda laggiù. Nadine, basta con le... Cristo! Ho detto guarda! Ok, sono due scheletri. E allora? Non sono un'esperta di storia come voi, ma penso di sapere chi siano quei due. Beh, illuminaci. Sono Avery e Tew. Si sono uccisi. Buon per loro. Qual è il punto? Chiunque sia ossessionato da quel tesoro ottiene ciò che merita. Quindi che fai? Ci lasci qui a morire? Me ne vado e basta. Che moriate o no, poco importa. Nadine, aspetta. Addio, Ray. Nadine! Nadine! Apri questa cazzo di porta, subito! Rafe, se n'è andata. Dai, dammi una mano, ci salveremo tutti. Oh, no. No, non funziona così. Forza, aiutami con Sam e ti aiuto con la porta. No, non sarei mai in grado di godermi nessuna di queste monete. Sapendo che tu e quell'inutile stronzo di tuo fratello siete ancora vivi. Ok. Ok, senti. Calmati, ti allenerai a tirare di scherma quando saremo fuori, eh? Chiudi quella bocca! Davvero, Rafe, è una follia, perfino per te. Vogliamo parlare di follie? Nathan Drake sbaraglia un pazzo e tutto il suo esercito sulla via per Shambhala. Accidenti!
Nathan Drake scopre una città perduta in mezzo al deserto del Rubalcà. Maledizione. Al diavolo, possiamo andarcene da qui insieme. Nathan Drake porta alla luce il leggendario Eldorado. Andiamo, Rafe, smettila! Nathan Drake è una leggenda. Me l'ha detto un tizio. E io, gli ho sparato. Dai, Rafe, ho capito che ce l'hai con me, ma... Nonostante la tua presunta grandezza, Nate, tu non hai niente. Non sei niente. E ti avevo chiesto di restarne fuori. Sacrificato tutto quanto per trovare. Io non permetterò a due ladri da strapazzo, un truffatore decrepito e a una giornalista fallita di portarmelo via. Basta! Visto che hai tanto a cuore quella banda di falliti, farò in modo che ti raggiungano. In guardia, cazzone. Così mi piace. Tiri di spada? Già, devo infilzarti con la punta. Oh, sarà divertente. Dai, Nate! Stai fermo! Non rimandare l'inizio. Comincia a farmi male il braccio. Cosa si fa in questa? Se sentirai un po'. Levati! Coraggio, fenomeno. Dai, Nate! Andiamo! Di cui tutti mi parlano. Va bene, va bene. Io ho finito. Prendo mio fratello e ce ne andiamo. Se vuoi bruciare insieme alla nave, fai pure. Che bravo. Sai una cosa, Nate? Dietro la maschera da spaccone sei solo un patetico moccioso con manie di grandezza. Ah, e con la spada sei una merda. Addio, Nathan Drake. Nathan! Non puoi proprio arrenderti, vero? Vai bene! Non darmela vita! Sì, ha avuto tutto, se... su un fottuto piatto d'argento. Tutto! Questo! L'ho meritato.
Tutto quanto. Poi il tesoro, Rafe. È tutto tuo. Inutile! Andiamo! Fanculo! Ascoltami, ascoltami! Il mio unico desiderio era trovare il tesoro con te. Sam, no, sta zitto! Insieme ci siamo riusciti, Valentino. Tutto ok? No, no, deve esserci un... Nathan, devi andartene. No, troverò qualcosa, ci sarà un modo! Dai, Nathan, voglio che almeno tu ne esca vivo! No. Per saltare in aria! Ci sono! Ci sono! Fidati di me! Tieni giù la testa! Avete preso tutto? Sì, credo di sì. E se ho dimenticato qualcosa, vendilo pure. Allora, niente strappo? Dopo gli ultimi giorni preferisco prendere un aereo con servizio bar e sedili reclinabili. E poi, lei e io abbiamo molto di cui parlare. Sì, immagino. E non chiamare di notte dicendo che è l'ultima volta. Prometto. Grazie, Sally. In gamba, eh? Fatti sentire. Quando sei in città, ti devo una birra. È una promessa. E poi il coniglietto scappa via e lascia tanti piccoli ricordini da coniglio su tutto il letto del preside. Ehi, che cosa le stai raccontando? Solo del tuo periodo da mago. Ti odio. E il tuo nome d'arte? Dai, ditelo. Nate il Grande. Non fa ridere, suonava bene. Beh, in sua difesa devo dire che era bravo. Ok, bene, Sam, è stata davvero un'esperienza conoscerti. Mi dai la mano? Beh, lasciati andare, sorellina.
Abbi cura di questo testone, ok? Sì, lo farò. Arrivo subito. Sì. Mi piace. E che Dio l'aiuti, sembra amarti davvero. È assurdo, eh? Senti, l'offerta è sempre valida. Ti ringrazio, ma non serve. Ok, ma se pensi di essere un peso, non lo sai. No, non è per quello. Non è per quello. Cioè, è anche per quello, lo ammetto, ma... Pensavo che, trovato il tesoro di Avery, mi sarei sentito... appagato? E invece mi ha lasciato uno strano senso di... vuoto. Esatto. Beh, vedi, per quanto un'avventura sembri esaltante, quando finisce ti lascia sempre quella sensazione. Prima o poi devi decidere a cosa tieni davvero e cosa lasciarti alle spalle. Beh, non sono ancora a quel punto. Oltretutto, sei ancora in vantaggio in quanto a città antiche e non posso accettarlo, sai? Beh, te ne ho lasciate un paio. Grazie. È arrivata l'auto. Sì. Sam, abbiamo fatto strada. Puoi ben dirlo. Vieni qui. Senti, non far nulla che io non farei, ok? Sparisci, bussa via. Accendi. Sì. Allora, Victor, che progetti hai? Beh, prima che mi tiraste in mezzo, avevo per le mani una specie di lavoretto. Una specie, Pericoloso? Con quella gente sì, probabile. Conosco un tizio appena uscito di galera che sarebbe perfetto per questo tipo di lavoro. Che dici? Non saprei. È affidabile? Più o meno. Parla portoghese? Quando o se un marito voltar para casa. Che vuol dire? A che ora torna tuo marito? Può andare. Forza. Hai altri sigari? Non t'allargare. Ehi, buongiorno. Lo è davvero? Lo è davvero? D'accordo, hai vinto. Che succede? Siglato un grosso contratto? Ah, oh, molto meglio. Sto per vendere la Jameson Marine. Davvero? Sì. Wow, Beh, suppongo di doverti fare i complimenti, no? No, non ancora. Ma confido che l'affare vada in porto. Hanno tirato sul prezzo. Ma alla fine penso che si sia raggiunto un accordo vantaggioso per tutti. Beh, è fantastico. Già. Lavorerai ancora? No. Credo che mi piacerebbe riposarmi un po', dedicarmi alla famiglia, andare a pescare il più possibile. Buon per te. Chi è il fesso che compra la baracca? Sei tu. Che cosa? No, dai, seriamente. No, sono serissimo. Ehi, hey, James. Aspetta un attimo. Ehi, buongiorno ragazzi. E ci fai qui? Volevo solo dargli un'ultima occhiata. Ho già dato le chiavi a tuo marito. Ok, no, aspetta. È uno scherzo. Nate, ti basti sapere che stai facendo un investimento oculato. Fa la cosa giusta. Chiama quando hai finito. Certo. Ciao. Ciao. Stai comprando la Jameson Marine? Stiamo comprando la Jameson Marine. Ah, ok. Come? Perché? Beh,
Ho sentito di un lavoro di recupero al largo delle coste malesi. Mi è sembrato perfetto per noi. No, tesoro, senti. Siamo scampati per puro miracolo a Libertalia? Sì. E vorresti un altro lavoro illegale? Sai come andrebbe a finire? Chi ha detto che è illegale? Guarda. Sono arrivati stamattina. Sono autentici? Sì. Alcuni miei vecchi contatti si sono lavorati ben bene l'ufficio autorizzazioni malese. E la cosa bella è che non hanno corrotto nessuno. Beh, meglio così, perché non ho idea di come potremmo permetterci di farlo. Ecco. Apri la mano. Cosa? Apri la mano. Dai! Santo cielo. Già. Dove l'hai presa? Nella tasca della mia giacca. Ce n'era un bel mucchietto. Un mucchietto? Sam. È un borseggiatore nato. Sì. Ovviamente gran parte sarà investita nella nostra attività e nella nuovissima telecamera. Telecamera? Sì. Ho pensato che mentre recuperiamo il carico sommerso potremmo assumere una piccola troupe per filmare tutto e riaprire il mio vecchio show. Dove è finito il voler vivere una vita normale? Temo che nel tentativo di condurre una vita normale avessimo esagerato. Vedi, quando ero su quell'isola mi mancava l'avventura. La nostra vita. E ora abbiamo l'occasione di fare quello che amiamo. Ma da questo momento lavoreremo esclusivamente nella legalità, ok? E io dirigerò tutte le riprese. Con la mia costosissima telecamera. Wow. Hai pensato proprio a tutto, eh? Più o meno. Ma senti tu, di una parola e io annullerò tutto quanto. Cosa? No. Non voglio essere quello che rovina la pensione anticipata di Jameson. Sarebbe crudele. Già. Non sarà facile, sai? Le cose belle non lo sono mai. Allora, che ne pensi, Nathan Drake? Sì, perché no? A patto che non debba tenere la contabilità. Non posso farlo io. Sarò troppo impegnata con le mie riprese. Io sarò troppo impegnata con le immersioni. Ok. Bene, faremo a turno. Sì. Oppure potremmo giocarcela. Stai scherzando? Aspetta, mi sono esercitato. Sono bravo. No. I miei riflessi sono migliorati ultimamente. Davvero? Non posso infliggertelo di nuovo. Hai paura di sfidarmi? Non ho alcuna paura di farlo. Ok, una scala da 1 a 10. Quanto hai paura di perdere? Circa 3. Beh, ti conviene salire almeno fino a 11. Perché 11? Ti farò a pezzi. Ah, sì? Sì. Oh, mamma. Ok. Va bene. Ci sto.